Sulla sponda del fiume Piedra mi sono seduta e ho pianto. Narra la leggenda che tutto ciò che cade nell'acqua di questo fiume, le foglie, gli insetti, le piume degli uccelli, si trasforma nelle pietre del suo letto. Ah, se solo potessi strapparmi il cuore dal petto e lanciarlo nella corrente, allora non ci sarebbero più dolore, né nostalgia, né ricordi. Sulla sponda del fiume Piedra mi sono seduta e ho pianto. Il freddo dell'inverno mi ha fatto sentire le lacrime sul viso, lacrime calde che si sono confuse con le acque gelate che scorrono davanti a me. In qualche punto il fiume si unisce con un altro, poi con un altro ancora, finché lontano dai miei occhi e dal mio cuore, tutte le acque si confondono con il mare. Che le mie lacrime scorrano lontano, perché il mio cuore non sappia mai che un giorno ho pianto per lui. Che le mie lacrime scivolino via, e solo allora dimenticherò il fiume Piedra, il monastero, la chiesa sui Pirenei, la bruma, i cammini che abbiamo percorso insieme. Dimenticherò le strade, le montagne e i campi dei miei sogni, sogni che mi appartenevano e che io non conoscevo. Ricordo il mio istante magico, quel momento in cui un sì o un no può cambiare tutta la nostra esistenza. Sembra che sia accaduto tanto tempo fa, eppure è solo da una settimana che ho ritrovato il mio amato e l'ho perduto. Nelle sponde del fiume Piedra ho scritto questa storia. Le mie mani erano gelate, le gambe intorpidite dalla posizione e io avevo bisogno di fermarmi spesso. Forse l'amore ci fa invecchiare anzitempo e ci rende giovani quando la gioventù è passata. Ma come non rammentare quei momenti? Perciò ho scritto, per trasformare la tristezza in nostalgia, la solitudine in ricordi. Perché, dopo aver raccontato a me stessa questa storia, io la potessi lanciare nel fiume Piedra. Era questo l'insegnamento della donna che mi ha accolto. Allora, per ricordare le parole di una santa, le acque avrebbero potuto spegnere ciò che il fuoco ha scritto. Tutte le storie d'amore sono uguali. Avevamo trascorso insieme l'infanzia e l'adolescenza. Lui se n'è andato, come tutti i giovani se ne vanno dalle piccole città. Aveva detto che voleva conoscere il mondo, che i suoi sogni si proiettavano al di là delle campagne di Soria. Per alcuni anni non ne ebbi notizia. Di tanto in tanto ricevevo una lettera e questo era tutto, perché lui non è mai più tornato fra i boschi e sulle strade della nostra infanzia. Quando terminai gli studi mi trasferii a Saragozza e scoprii che aveva ragione. Soria era una piccola città e il suo unico poeta famoso aveva detto che solo camminando si può percorrere un sentiero. Entrai all'università e mi fidanzai. Cominciai a studiare per un concorso che forse non avrebbe mai proclamato un vincitore. Lavorai come commessa, mi pagai gli studi, fui bocciata al concorso, lasciai il mio fidanzato. Le sue lettere allora cominciarono ad arrivare più frequentemente e vedendo i francobolli di paesi diversi io provavo un po' di invidia. Lui era l'amico più vecchio che sapeva tutto, che girava il mondo e si lasciava crescere le ali, mentre io cercavo di mettere radici. Inaspettatamente le sue lettere cominciarono a parlare di Dio. Provenivano sempre dallo stesso paese, la Francia. In una di esse
mi disse che desiderava entrare in seminario e dedicare la sua vita alla preghiera. Gli risposi chiedendogli di aspettare, di vivere ancora la sua libertà prima di impegnarsi in qualcosa di tanto serio. Quando rilessi la mia lettera, decisi di stracciarla. Chi ero per parlare di libertà e di impegno? Queste cose le conosceva lui, non certo io. Un giorno seppi che stava tenendo un ciclo di conferenze. Ne fui sorpresa perché mi sembrava troppo giovane per insegnare qualcosa agli altri. Ma 2 settimane fa mi ha mandato un biglietto per dirmi che avrebbe parlato per un gruppo ristretto di persone a Madrid e ci teneva che fossi presente. Ho viaggiato per 4 ore da Saragozza a Madrid perché volevo rivederlo. Volevo ascoltarlo. Volevo sedermi con lui in un bar. Ricordare i tempi in cui giocavamo insieme e credevamo che il mondo fosse troppo grande per essere attraversato. Sabato 4 dicembre 1993. La conferenza si teneva in un luogo più austero di quanto avessi immaginato e c'era più gente di quanta me ne aspettassi. Non capivo come mai. Deve essere diventato famoso, ho pensato. Non mi aveva detto nulla nelle sue lettere. Avrei voluto parlare con i presenti, domandare loro che cosa stessero facendo lì, ma non ne ho avuto il coraggio. Sono rimasta sorpresa nel vederlo entrare. Era diverso dal ragazzo che conoscevo, ma è chiaro, in 11 anni le persone cambiano. Era più carino e i suoi occhi splendevano di una luce particolare. Ci sta restituendo ciò che era nostro, ha detto una donna accanto a me. Era una frase strana. Che cosa sta restituendo? Le ho chiesto. Quello che ci è stato rubato, la religione. No, non ce la sta restituendo, ha aggiunto una donna più giovane seduta alla mia destra. Non si può restituire quanto ci appartiene. Allora lei, che cosa sta facendo qui? Ha domandato irritata la prima donna. Voglio ascoltarlo. Voglio vedere come la pensano, perché in passato ci hanno già messo al rogo e potrebbero volerlo fare ancora. Lui è una voce solitaria, ha detto la donna. Sta facendo il possibile. La giovane ha sorriso ironicamente, poi si è girata per chiudere la conversazione. Per un seminarista è un atteggiamento coraggioso, ha proseguito la donna, guardandomi come per cercare un consenso. Io, che non ci capivo niente, sono rimasta in silenzio. Così la donna ha desistito. La giovane accanto mi ha strizzato l'occhio, come se fossi la sua alleata. Io però stavo in silenzio per un'altra ragione. Pensavo alla parola che aveva pronunciato. Seminarista. Non era possibile. Lui mi avrebbe avvertito. Lui ha iniziato a parlare, ma io non riuscivo a concentrarmi. Avrei dovuto vestirmi meglio, pensavo, senza capire il perché di tanta preoccupazione. Lui mi aveva notato in platea e io cercavo di decifrare i suoi pensieri. Come avrei potuto essere ora? Qual era la differenza fra una ragazza di 18 anni e una donna di 29? La sua voce era la stessa, eppure le parole erano cambiate. È necessario correre dei rischi, diceva lui. Riusciamo a comprendere il miracolo della vita solo quando lasciamo che l'inatteso accada. Tutti i giorni, con il sole, Dio ci concede un momento in cui è possibile cambiare ciò che ci rende infelici. Tutti i giorni fingiamo di non percepire questo momento. Ci diciamo che non esiste, che l'oggi è uguale a ieri e identico al domani. Ma chi presta attenzione al proprio giorno scopre l'istante magico, un istante che può nascondersi nel momento in cui la mattina infiliamo la chiave nella toppa, nell'istante di silenzio subito dopo la cena,
nelle mille e una cosa che ci sembrano uguali. Questo momento esiste, un momento in cui tutta la forza delle stelle ci pervade e ci consente di fare miracoli. A volte la felicità è una benedizione, ma generalmente è una conquista. L'istante magico del giorno ci aiuta a cambiare, ci spinge ad andare in cerca dei nostri sogni. Soffriremo, affronteremo momenti difficili, ricaveremo molte disillusioni, ma tutto è transitorio e non lascia alcun segno. E nel futuro potremo guardare indietro con orgoglio e fede. Meschino colui che ha avuto paura di correre rischi, perché forse non sarà mai deluso, non avrà disillusioni, né soffrirà come coloro che hanno un sogno da perseguire. Ma quando quell'uomo guarderà dietro di sé, perché capita sempre di guardare indietro, e sentirà il proprio cuore dire: «Che cosa ne hai fatto dei miracoli di cui Dio ha disseminato i tuoi giorni? Come hai impegnato le doti che il tuo maestro ti ha affidato? L'hai sotterrata in una fossa profonda perché avevi paura di perderle. Allora la tua eredità è questa, la certezza di aver sprecato la tua vita». Meschino colui che sente queste parole. Allora crederà ai miracoli, ma gli istanti magici della vita saranno ormai passati. È stato circondato dalla gente appena ha finito di parlare. Ho atteso, preoccupata, per l'impressione che avrei suscitato in lui dopo tanti anni. Mi sentivo una bambina insicura, gelosa, perché non conoscevo i suoi nuovi amici. Tesa, perché prestava più attenzione agli altri che a me. Allora si è avvicinato, è arrossito, e non era più l'uomo che diceva cose tanto importanti. Era di nuovo il ragazzo che si nascondeva con me nella cappella di San Saturnino per parlarmi del suo sogno di girare il mondo, mentre i nostri genitori si rivolgevano alla polizia, pensando che fossimo annegati nel fiume. «Ciao, Pilar», ha detto. L'ho baciato sulla guancia. Avrei potuto rivolgergli qualche parola di elogio. Avrei potuto essere stanca di trovarmi in mezzo a tanta gente. Avrei potuto fare qualche buffo commento sulla nostra infanzia, dirgli che ero orgogliosa di vederlo tanto ammirato dagli altri. Avrei potuto spiegargli che dovevo andarmene subito per prendere l'ultima corriera della sera per Saragozza. Avrei potuto. Non riusciremo mai a comprendere il significato di questa frase. Perché in ogni momento della nostra vita ci sono cose che sarebbero potute accadere, ma che alla fine non sono avvenute. Ci sono istanti magici che passano inosservati quando, all'improvviso, la mano del destino muta il nostro universo. Ed è accaduto in quel momento. Invece di tutte le cose che avrei potuto fare, ho pronunciato una frase che una settimana dopo mi avrebbe portato davanti a questo fiume a scrivere queste righe. «Possiamo prendere un caffè?» gli ho chiesto. E lui, voltandosi verso di me, ha afferrato la mano che il destino gli offriva. «Ho tanto bisogno di parlare con te. Domani ho una conferenza a Bilbao. Sono in macchina. Devo tornare a Saragozza», ho risposto, ignorando che si trattava della mia ultima via d'uscita. Ma in una frazione di secondo, forse perché ero di nuovo la bambina di un tempo, forse perché non siamo noi a scrivere i momenti migliori della nostra vita, ho detto: «C'è la festa dell'Immacolata, posso accompagnarti a Bilbao e poi tornare indietro». Il commento sul seminarista ce l'avevo lì, sulla punta della lingua. «Vuoi domandarmi qualcosa?» ha detto lui, notando la mia espressione. «Sì», ho risposto, dissimulando una certa indifferenza. Prima della conferenza, una donna ha detto che le stavi restituendo ciò che le apparteneva. Nulla di importante. Per me lo è.
non so niente della tua vita. Sono sorpresa di vedere tutta questa gente. Lui ha riso e si è girato per rivolgersi alle altre persone. Un momento, ho detto, trattenendolo per un braccio. Non hai risposto alla mia domanda? Niente che possa interessarti, Pilar. In ogni modo, voglio saperlo. Ha tratto un respiro profondo, poi mi ha condotto in un angolo della sala. Le tre grandi religioni monoteiste, ebraismo, cattolicesimo e islamismo, sono maschili. I sacerdoti sono uomini. Gli uomini governano i dogmi e stabiliscono le leggi. E che cosa intendeva dire quella donna? Lui ha un po' tentennato, ma alla fine ha risposto che io ho una visione diversa delle cose, che credo nel volto femminile di Dio. Ho tirato un sospiro di sollievo. Quella donna si sbagliava. Lui non poteva essere un seminarista, perché i seminaristi non hanno una visione diversa delle cose. Ti sei spiegato molto bene, ho detto. La giovane che mi aveva strizzato l'occhio mi aspettava alla porta. So che apparteniamo alla stessa tradizione, mi ha detto. Io mi chiamo Brida. Non so di che cosa tu stia parlando, le ho risposto. Lo sai benissimo, ho replicato ridendo. Mi ha preso sotto braccio e siamo uscite insieme, prima che avessi il tempo di chiarire. La sera non era molto fredda ed io non sapevo che cosa fare, fino al mattino seguente.